Ciao a tutti e benvenuti alla nona puntata di Un anime, una curiosità. Oggi è il compleanno di Pepero, un ragazzo indio che ha compiuto 10 anni. E questa è la festa in suo onore. In questa puntata parliamo di Pepero, un anime composto da 26 episodi creato dallo studio Wako Productions. L'autore è Kazuhiko Udagawa. Fu trasmesso la prima volta in Giappone il 6 ottobre del 1975, in Italia fu trasmesso nel 1981 da Canale 5. Mi domandavo se per caso che cosa faresti se non fossi qui. Perché mi fai questa domanda? Oh, niente, mamma, dicevo così per dire. Oh, Pepero, non ho mai pensato a una vita senza di te, figlio mio. Sei la mia unica speranza da quando non c'è più tuo padre. Buonanotte, mamma. Quando fu trasmesso la prima volta in Italia, vennero mantenute le sigle originali giapponesi. Questa sigla italiana che sentite in sottofondo, che è quella che ricordiamo tutti, fu inserita solamente quando poi Pepero sbarcò sulle reti private, ma fu usata soltanto nei titoli di coda. Quando poi Pepero tornò sulle reti Mediaset esattamente su Italia 1, questa sigla italiana fu usata sia come sigla di testa che come sigla di coda. Sai, caro papà, ho già compiuto 10 anni. Adesso sono diventato un indio adulto. Finalmente sono maggiorenne e abbastanza grande per viaggiare e per poterti cercare. La sigla giapponese d'apertura in Italia forse ce la ricordiamo poco. Andiamoci a sentire pochissimi secondi. Faceva così. Nel doppiaggio italiano da segnalare una voce in particolare, non quella del protagonista, ma di Astego. La voce era di Veronica Pivetti, che era già stata protagonista come cantante delle sigle di Danguard. Pepero è stato poi anche riproposto più recentemente nel 2017 dalla Samber Productions in versione DVD. In questo caso fu rifatta la sigla e il titolo fu Pepero, il ragazzo delle Ande. Eccola! Mamma! Ho visto volare il condor, mamma! Ma davvero? E quanti condor c'erano? Mamma, ho visto il condor dalle ali dorate! Erano enormi, sai! Che cosa? I nomi dei protagonisti sono chiaramente ispirati alle civiltà precolombiane. In particolare il nome di Cana, anche se non c'è qui una fonte certa, sembra ispirato a uno strumento musicale di quelle parti, il Kena, più conosciuto come il flauto delle Ande. Mamma, questa bambina si sente molto male. Mi chiamo Kichikaka, signora, e lei è Cana. Tornando alla sigla italiana, qui ci dobbiamo soffermare su un mistero. La sigla è stata scritta da Paola Blandi e Alessandra Valeri Manera e la musica è di Beppe Cantarelli. Canta Pepero, che è chiaramente è uno pseudonimo, ma non si sa, non si è mai saputo quale sia il vero nome. Quindi qui ci troviamo di fronte a un mistero alla Lamù, ma a differenza della ragazza dello spazio, che come sappiamo recentemente il mistero è stato risolto dopo circa 40 anni, questo è un altro mistero che sarebbe bello risolverlo. E fu così che Pepero iniziò un lungo viaggio alla ricerca di suo padre Calvos. Riuscirà il nostro amico a rivedere suo padre? Grazie per la visione, alla prossima puntata. Ciao!